Buonasera, con il mio intervento si chiude la presentazione del progetto Up to You e nello specifico io vi parlerò un pochino più in dettaglio degli aspetti che sono stati accennati da Emiliano De Ferrari e quindi sulla strutturazione del percorso formativo e sui contenuti di quello che abbiamo chiamato training kit, kit di formazione, cioè l'insieme dei materiali e degli strumenti che abbiamo messo a disposizione, che metteremo a disposizione degli operatori che decideranno di seguire il MOOC del progetto Up to You. Già dalla presentazione di Emiliano De Ferrari avete capito che le caratteristiche del MOOC sono flessibilità, dinamicità, interattività e multimedialità. Questo comporta che anche nella progettazione, nella realizzazione sia del percorso formativo che del materiale didattico abbiamo dovuto utilizzare nuovi approcci e nuove tecniche proprio per venire incontro a queste caratteristiche del MOOC. Quindi per quanto riguarda il percorso formativo, le caratteristiche di MOOC e quindi anche del MOOC sviluppato nell'ambito del progetto Up to You è la modularità, quindi sono moduli formativi che non necessariamente debbono essere seguiti in maniera lineare e unidirezionale. Noi per motivi diciamo organizzativi, anche per non mettere troppo materiale tutto insieme a disposizione, inseriremo questi moduli a cadenza settimanale, però poi nulla vieterà all'operatore che sta seguendo il corso di ritornare ad un modulo già seguito precedentemente, quindi di saltare anche da un modulo all'altro senza necessariamente seguire questo percorso lineare. È personalizzabile la frequenza al corso, come abbiamo detto, e soprattutto c'è questa possibilità di gestione autonoma dei tempi nell'ambito delle 8 settimane di durata del corso, una possibilità di collegarsi e seguire il corso nei modi, nei tempi che più aggradano la singola persona che parteciperà. Dal punto di vista del materiale didattico, la possibilità di fruire di questo corso online consente di poter disporre di una serie di media diversi che rendono la fruizione più coinvolgente e efficace, quindi molto utilizzo di media digitali, video, infografiche, animazioni, come vedremo, che rendono appunto anche più coinvolgente la formazione, perché seguire un video è più agevole e forse anche più efficace di non dover leggere pagine e pagine di documenti scritti, proprio anche per chi è impegnato in attività lavorative nel periodo in cui seguirà il corso. Vedremo che sono previsti più livelli di approfondimento a seconda delle esigenze, dell'interesse suscitato nei partecipanti, con una possibilità quindi anche di espandere poi a proprio piacimento anche di approfondire il corso. Il percorso formativo, è stato già detto, si struttura in 4 moduli, quindi con 4 argomenti principali e per ogni modulo sono stati poi individuati 2 temi sempre inerenti all'argomento principale. Come già detto, quindi ribadisco che il percorso di formazione che è sviluppato rappresenta soltanto un tracciato di base del processo di apprendimento, che poi può essere personalizzato da ciascun partecipante secondo i suoi bisogni, gli interessi e le competenze. Quindi c'è anche una libertà sia dei partecipanti ma anche dei tutor facilitatori, che sono i famosi operatori che sono stati già formati precedentemente a svolgere questo ruolo, no, di facilitatori pari ai partecipanti del corso, di espandere, approfondire, rielaborare il contenuto a seguito appunto degli input provenienti dalle interazioni online. I moduli sono 4, sono i contenuti di ciascun modulo. Il primo si occupa in generale delle tematiche del turismo per tutti, evidenziandone l'importanza dal punto di vista economico e soprattutto l'aspetto che l'attenzione all'accessibilità deve essere data in tutti gli anelli della catena turistica, della filiera turistica. Il secondo modulo affronterà nello specifico le problematiche relative all'analisi delle esigenze e delle modalità di relazione a seconda delle diverse esigenze che gli operatori del turismo devono avere nei confronti di chi esprime esigenze specifiche.
Il terzo modulo, che è quello che si lega anche all'uso dell'app, riguarda la valutazione dell'accessibilità delle strutture turistiche. L'ultimo modulo, l'ultimo però abbiamo detto, l'ultimo in questa presentazione, ma la sequenzialità, è quello di analizzare le informazioni, soprattutto come presentare le informazioni alla clientela, che poi sulla base delle informazioni che riceverà deciderà se questa struttura, questo servizio risponde alle proprie esigenze personali. Il kit di formazione è l'insieme dei materiali didattici di supporto che verrà fornito agli operatori turistici che frequenteranno il MUC. Prevede un breve, brevissimo manuale di istruzioni, proprio perché poi la filosofia del MUC è quella di non aver necessità di grandi spiegazioni. Dovrebbe essere, se funziona bene, questo speriamo, lo vedremo nella fase di sperimentazione, abbastanza intuitivo il modo con cui seguire il corso. Ci sarà anche una lista di domande più frequenti per più che altro anche rispondere a delle curiosità che questo nuovo strumento di formazione può suscitare nei confronti degli operatori che dovranno seguire il corso. E poi questi due aspetti di cui vi parlerò più nello specifico, quindi materiali didattici che sono stati appositamente realizzati dal partenariato di App4U per il MOOC. E poi, come ricordava Emiliano prima, anche invece riferimenti dettagliati a materiali già esistenti sul turismo accessibile, perché abbiamo sentito prima dagli interventi che mi hanno preceduto, di questi temi si parla da anni, quindi negli anni tanti progetti fatti hanno prodotto materiali importanti e interessanti che è opportuno valorizzare anche all'interno di questo corso. E poi i test di autovalutazione valutazione finale dell'efficacia del MOOC. Allora, i materiali didattici appositamente realizzati sono stati essenzialmente materiali video che sono stati realizzati dai partner del progetto con il supporto di esperti di comunicazione multimediale, quindi un video di apertura che spiega le finalità del MOOC, 4 video introduttivi, uno per ogni modulo, che trattano i principali contenuti sviluppati poi all'interno del modulo, e altri materiali, questi un po' più tradizionali, ma comunque anche questi utili, dispense per ogni modulo formativo, però anche questi realizzati in una forma più agevole, più snella rispetto insomma alla classica dispensa tradizionale. Importante quest'ultimo aspetto è che tutti questi materiali sono stati realizzati con il supporto dei famosi operatori turistici che sono stati formati a marzo in un corso di formazione un po' online, un po' in presenza ad Assisi, a fare appunto da fungere da tutori, facilitatori nel corso del MOOC, però questi stessi operatori hanno aiutato nella fase di progettazione del materiale didattico, quindi dando i loro consigli anche sui contenuti ma anche sulle modalità poi di realizzazione, perché c'è stata una parte di formazione molto interessante in cui questi esperti di comunicazione anche hanno mostrato quali sono le diverse tecniche per veicolare poi dei messaggi formativi, come in questo caso. Quindi abbiamo realizzato 4 video, uno per modulo, applicando tecniche diverse, quindi proprio per far vedere le diverse potenzialità della multimedialità. E quindi il primo video, che è quello che riguarda il turismo per tutti in generale, è un'infografica animata, il secondo video è una pencil animation, poi vedremo che significa, perché ho portato un piccolo trailer dei 4 moduli. Un video educational per il modulo 3 sulla rilevazione dell'accessibilità delle strutture, e l'ultimo modulo, media compositing, che riguarda le modalità di rilascio delle informazioni ai potenziali clienti. Vediamo il... dovrebbe partire, penso. Oddio, no. Tornata indietro. Scusate, eh. Eccolo, questo è il primo modulo, quello in generale sul turismo per tutti. Tourism is one of the world's largest and fastest growing economic sectors in the world, with 1.2 billion international travelers, and the number is expected to reach 1.8 billion in 2030. Tourism still presents many barriers, physical and communication barriers,
but also cultural barriers and in terms of access to information. Accessible Tourism for All aims at removing these barriers and guaranteeing people with specific requirements the possibility to enjoy their holidays and their leisure without obstacles and difficulties. Il secondo modulo è quello fatto con la Pencil Animation, che riguarda le relazioni con i clienti con disabilità. Grandpa decides to offer the family a week in the snow. He then goes to a travel agency to book the trip. As soon as the agent finds out that the customer is deaf, his way of acting changes. But he didn't know what to do. He was lost. At the end, Grandpa has the right information, and you have sold the product. Everybody is happy. Suo modulo sulla rilevazione dell'accessibilità. Here we are in the parking area of the hotel. Conoscete l'attore protagonista? Or a laser distance meter. And we need to know which kind of surface we are on. In this case, it is gravel. And here's the ramp. So what we need to know? Well, we need to know the length of the ramp and we need to know the width of the ramp. And then we have to measure the percentage of the slope of the ramp. So what we need to do? We take the measure of the rise, and the rise is... Quarto uno modulo sulla... questo lo scoprirete col MOOC, come si... Accurate, reliable and up-to-date information on the characteristics of places, services and equipment, tourists with specific access needs will find it difficult, if not impossible, to organise their trip. But how to provide information on accessibility in the website? It's advisable to give firstly a brief but comprehensive overview of the usability of the facility, and after that, the possibility to examine more closely the data concerning the functional parts of the facility. Credo che sia finito la presentazione, quindi quattro moduli introduttivi. Quattro moduli introduttivi, quattro video introduttivi e quattro moduli. Poi, oltre ai video, sono stati realizzati le dispense, come dicevo, che riprendono i temi fondamentali affrontati nei moduli. L'altra parte del materiale messo a disposizione ai partecipanti al MOOC sono riferimenti dettagliati a materiali sul turismo accessibile disponibili online, quindi sono stati selezionati e raccomandati dai partner un elenco di materiali di approfondimento, quindi principalmente documenti ma anche siti web, altri video realizzati perché ce ne sono molti che trattano queste tematiche, con riferimento appunto ai vari argomenti trattati nel MOOC. Per ogni modulo due documenti sono stati, anche qui si è cercato di insomma supportare e aiutare nella scelta di questo mare magnum di informazioni che sono disponibili, quindi due documenti sono stati indicati come fortemente raccomandati in quanto ritenuti importanti per chi vuole avere una conoscenza di base dei temi principali del modulo. Poi, oltre ai documenti fortemente raccomandati, viene fornito un elenco di altri documenti e video che i partecipanti del MOOC possono consultare se vogliono approfondire. Ecco perché all'inizio parlavo di possibilità di veramente personalizzare il percorso. Se per interesse personale, per livelli di conoscenze precedenti, si interessa approfondire il terzo modulo, oltre al video, oltre ai due documenti raccomandati, si può avere informazioni più dettagliate guardando gli altri documenti suggeriti.
l'approccio, quindi è un approccio come si dice 2.0, cioè il kit di formazione, così come il percorso non è uno strumento chiuso e statico, ma c'è una possibilità di integrazione dei materiali anche attraverso la segnalazione degli stessi partecipanti. I partner hanno fatto un bel lavoro di analisi e di selezione, però potrebbero esserci altri materiali che i partecipanti ritengono interessanti. Possono i partecipanti crearsi dei percorsi personalizzati, potrebbero, volendo, sia i partecipanti che i formatori che i tutor, anche produrre qualche contenuto formativo, e soprattutto la cosa fondamentale è lo scambio di esperienze tra pari, tra operatori che lavorano nel settore, nell'ottica di quello che si chiama apprendimento collaborativo e cooperazione tra pari, che genera coinvolgimento, interesse e fidelizzazione, speriamo, che consenta quindi a chi comincia il MOOC di portarlo a termine con successo. Io ho chiuso e vi ringrazio per...